Ciao a tutti. Il video di oggi vorrei dedicarlo a Luciano De Crescenzo, mostrandovi un paio di suoi libri e anche questo bel film, ovvero Così parlò Bella Vista, scritto e diretto dallo stesso Luciano De Crescenzo. Cominciamo da questo libro intitolato Ulisse era un fico, scritto da Luciano De Crescenzo e dedicato al nipote Michelangelo. È un pretesto questo anche fra l'altro per avvicinare i più giovani, le nuove generazioni, al fascino del mito greco, della mitologia greca. Lui che in molti suoi saggi, molti dei libri che ha scritto, ha saputo così bene, in maniera così appassionata, raccontarci la storia dei miti greci. Vorrei perciò intanto leggervi un estratto da questo libro. Perché leggere l'Odissea? Potrebbero chiedersi i ragazzi di oggi. Perché perdere tempo con la mitologia che racconta storie di migliaia di anni fa, quando adesso abbiamo a disposizione i videogiochi, la televisione e i film in 3D? Perché, parola di Luciano De Crescenzo, le storie degli eroi e degli dei dell'Olimpo sono piene di colpi di scena, di amori, tradimenti, viaggi da sogno e vendette alla Rambo. Perché la mitologia è la capostipite di tutte le telenovelas, la madre di tutti i romanzi d'avventura, il prototipo di tutti i serial. Perché Ulisse era più di tanti VIP del nostro tempo, un vero fico. Dopo Socrate e compagnia bella, De Crescenzo dedica al nipote e a tutte le nuove generazioni questo atto d'amore per Ulisse e tutti i miti greci, nella speranza, pagina dopo pagina, di trasmettere come un contagio la sua passione. Vorrei farti travolgere dalle avventure di Ettore ed Achille, farti sorridere per le bisbocce tra Zeus ed Era, commuovere per la vicenda di Orfeo ed Euridice. Tu che così tanto tempo passi davanti allo specchio, avrai da pensare leggendo il mito di Narciso e troverai un compagno della tua voglia di ribellione nel testardo Prometeo. L'amore, che in questi anni stai scoprendo, lo troverai riflesso ed esaltato nella favola di Amore e Psiche, ma anche nei suoi aspetti meno platonici, nei ritratti di Dioniso e Afrodite. In mezzo a dei ed eroi ritroverai pregi e difetti di noi umani e ti sorprenderai che storie raccontate migliaia di anni fa abbiano così tanti punti in comune con la tua vita di ogni giorno. Questo senz'altro è qualcosa di molto vero, poiché, come viene detto benissimo all'interno di questo libro, ad esempio il termine mi ha piantata in asso, piuttosto che il simbolo delle corna, il dare a qualcuno del cornuto per significare che sia stato tradito dal proprio partner, beh, sono cose che hanno origine proprio dai miti greci. Se volete perciò scoprire anche le origini di questi modi di dire che ancora oggi usiamo, le troverete all'interno di questo bel libro scritto dal grande Luciano De Crescenzo. Proseguiamo con quest'altro libro. Si può raccontare un mito nato migliaia di anni fa rendendolo divertente e interessante per il lettore del 2000? Si può e come, soprattutto se a farlo, è Luciano De Crescenzo, con la sua inconfondibile grazia e ironia. In questo libro l'ingegnere filosofo torna alla terra e all'epoca che più ama, l'antica Grecia, per narrarci storie immortali che parlano di dei, eroi, ninfe, sirene, ma anche di uomini comuni, con le loro grandezze e le loro miserie. Celebri e commoventi vicende d'amore, imprese avventurose, imprevedibili metamorfosi, eroiche epopee. Da Ulisse a Narciso, da Zeus a Daphne, Luciano De Crescenzo traccia così, novello Omero, un affresco vivo e partecipe di un patrimonio di leggende unico al mondo. I grandi miti greci, gli dei, gli eroi, gli amori, le guerre. Questo è l'altro libro che vorrei consigliarvi quest'oggi di Luciano De Crescenzo. Concludo con il film Così parlò Bella Vista, un bel ritratto della sua Napoli, tratto dal fortunatissimo romanzo di De Crescenzo, bestseller negli anni Ottanta. Così parlò Bella Vista è un film costruito su una serie di sketch e quadri che ruota intorno al condominio partenopeo dove vive il professore filosofo in pensione, Gennaro Bella Vista, popolato da bizzarri e pittoreschi personaggi. Il futuro autore di una storia della filosofia a carattere divulgativo si diverte a scrivere, dirigere e anche interpretare questo film che con ironia e tenerezza prende in giro i mali da cui afflitta perennemente Napoli. E voi siete uomini d'amore o di libertà? Lo scoprirete vedendo questo bel film intitolato Così parlò Bella Vista. Per oggi concludo, vi consiglio perciò di riscoprire i film e i libri scritti dal grande Luciano De Crescenzo, vi rimando ai miei prossimi video, ciao a tutti e lunga vita e prosperità.